Astigiano, Monferrato, le Langhe. Terre uniche al mondo, dove nascono i grandi vini e gli spumanti Duchessa Lia. Grandi DOC e DOCG, ideali in ogni occasione. Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte. Yeah. Ti è mai crollato il mondo addosso? Non posso finire col perdermi in ogni posto. Qui l'asfalto è grigio, qui l'asfalto è nostro. Qui l'asfalto è un filo se non spargo inchiostro. Aggrappato alle pareti il marmo di un'esistenza per cui vale la pena scordarlo. Che siamo liberi di stare a guardare soltanto questo tramonto che si porta via tutto quest'anno. Ehi, io sono più incasinato di come vedi, meno tranquillo di ciò che credi. Per ogni sosta che fai io faccio un giro senza i freni, che quasi non mi sento più i piedi. Yeah, e a volte serve più coraggio a stare immobile e guardarsi da qui. Stavo pensando di prenderti come ostaggio per farmi scudo coi nostri mercoledì. Perdonami, sono un onesto tra i cleptomani. Sono un passante alla festa dei condomini. Per ogni corsa che fai io passo 5 notti insonni, provando a indovinare cosa sogni. Discorsi insoliti esplosi nelle risate. Mi scotti e scopri, mi spogli e mi fai sudare. Noi tendiamo a farci le serate, a quasi vomitare, invece che dirci ti amo, non mi lasciare. Dimmi dove sei tu, dai non farmi stare sveglio, sto quasi male per te. Dimmi dove sei tu, dai non farmi stare sveglio, sto quasi. Ed io dovevo farci caso, ora mi chiedo cose a caso, tipo come faccio a sbatterci senza spaccarmi il naso. Abbiamo tutti mille vite, le ferite a lato, e come niente stiamo a lite, so che l'hai notato. Sai stare in equilibrio dove l'hai imparato. Comunque stai per me diverso, essendo alto impostato, il baricentro spostato. E se ti sembro scostante, perché troppe volte mi sono scostato. Ho fatto sacrifici e sai mi è costato ricucire cicatrici al costato. Non mi faccio mai vedere, ma una volta mostrato non puoi non capire che il passato mi ha smostrato. O tu sei più brava a farmi tacere, o il karma in questa stanza mi ha fatto un piacere fatto. Volevi un bacio ma mi sono spostato, sono un bastardo. Io rimango qui distratto da me, disperso sull'autobus che portava a casa. Io rimango qui, distratto da te, disperso sull'autobus che portava a casa tua, portava a casa tua. Dimmi dove sei tu, dai non farmi stare sveglio, sto quasi male per te. Dimmi dove sei tu, dai non farmi stare sveglio, sto quasi. Ed è impossibile portarsi addosso il peso, yeah. Trovarsi al posto giusto e uscirne illeso. A volte il gusto amaro, a volte acceso. È un po' come se masticassi il vetro, distratti da come siamo stati. Di spalle diamanti carati, quando spiegarsi un miscuglio di sguardi sbagliati, tra sconosciuti che dormono abbracciati. Non so com'è, ma so che ti starei dentro per almeno i prossimi giorni. Prossimi ciao, prossimi bronci, prossimi tutto a posto, prossimi imbrogli. Mecna, live qui a Babylon. Che bomba, buonasera. Buonasera, ciao, ciao. Come ciao va? Corrado, noi tutto bene. Tu sei ancora sconvolto dal fatto che alle 8 di sera ci sia il sole? Sì, sì. Ti vedo un po' provato in faccia questa infatti. Cosa, infatti. Uso però ancora le felpe per cercare esatto. di... Però in realtà... Purtroppo devi accettare la triste verità dell'ora legale. Fatto sta che comunque questo approccio di stagione calda, che sappiamo essere fra i tuoi più odiati, non rovina la tua capacità di eseguire dal vivo le tue tracce, la tua Bene, roba. Grazie. Sei sempre uno dei più forti, secondo me, dal vivo, proprio per come dire, l'approccio che hai nell'eseguire queste canzoni live. Grazie, sì, provo a fare qualcosa di nuovo, poi sai,
per me è sempre stimolante magari venire in radio e portare qualcosa di leggermente diverso. Esatto, perché adesso c'è un disco nuovo che si chiama Alaska, è rivenuto, sei già venuto due volte qui a, sì, Babylon, una volta con la tua, diciamo, la tua prima esperienza discografica, poi con Fritz the Cat, esatto. Adesso sei qui accompagnato da... Come si chiamano? I Mecna Boys, come si chiama? Non lo so, i Laskas. No, sono i miei amici Alessandro Cianci e I Am Safe, i due ragazzi che praticamente mi hanno aiutato a far nascere Laska, praticamente. Uno con le produzioni, l'altro con suoni e melodie, ritornelli, quindi insomma... Poi è la formazione con cui sto girando nel tour, quindi sono qui per forza di cose. Ecco, sappiamo che fra pochissimo starai live al buio a Napoli. Esatto. E quindi noi intanto ci gustiamo questa tua versione così intima, che però per un disco in cui ti sei messo così a nudo, forse quasi anche adeguata, no? Hai detto veramente molte cose che ti riguardano personalmente in questo disco, l'hai scritte? Sì, guarda, io credo che alla fine, cioè, insomma, sono sempre stato così nella mia musica, dai primi pezzi che ho scritto da solo. Però ecco, ho cercato in questo disco di essere ancora di più me stesso e quindi fregarmene di alcune cose e scrivere e fare dei pezzi esattamente come li volevo io, con il mood che volevo io, senza cercare di mettere dei riempialbum, eccetera. Quindi sono tutti pezzi, diciamo, che hai scritto in maniera totalmente sincera, correndo anche il rischio di ferire qualcuno? Sì, sicuramente sì. correndo anche il rischio di magari essere monotono nel mood dei pezzi, però in realtà io ascolto tanti dischi che sono monotematici e monosuono. Monolitici, comunque, che hanno, sì, quel tema dall'inizio alla fine. Sì, e quindi mi piaceva molto l'idea di fare un disco così. È una sorta di concept a suo modo, quindi. Sì, non voluto all'inizio, ma in realtà poi è uscito un concept album, sì. Ma come mai Laska? Laska perché mi piace che rimandi al freddo dell'Alaska. Infatti nel disco poi ho usato la bandiera dell'Alaska, che ha tutta una bella storia dietro, come insomma grafica. Perché racconta un attimo com'è questa storia della bandiera dell'Alaska? In pratica ha delle stelle che rappresentano tipo l'orsa maggiore, che vuol dire forza. E poi la figata è che è la sintesi grafica che è stata disegnata da un bambino di 8 anni durante un concorso per appunto la creazione della bandiera dell'Alaska, che è la sintesi grafica del Non ti scordar di me, che è questo fiore, il fiore famoso dell'Alaska, quello lì che sopravvive, insomma, che bello, anche a basse temperature. Quindi mi piaceva molto questa cosa. E poi ci sono due riflessioni da fare, quindi: uno, stai diventando un illuminato con rimandi simbolici; due, quasi bello come il logo della regione Lombardia, voce del verbo lavorare, che è uscito, sì, questa settimana. Bello, molto quasi, bello. Quasi, perché ricordiamolo a tutti quanti, insomma, Mecna, oltre a essere un rapper e musicista, è anche un grafico. Fortissimo grafico. Poi racconteremo anche questo, insomma, quello che stai facendo. Senti, prima abbiamo ascoltato Dove sei tu, quindi una delle tracce più romantiche, anche più di rottura dell'album. Sì. Poi nel beat, appunto, nel disco ci sono dei beat anche molto, molto, innanzitutto molto ben prodotti. Il disco suona mega, mega, mega internazionale, no? Come respiro. Però è tutto molto, molto scuro anche. Hai voluto dare quindi una tinta, diciamo, notturna. Sì, alla fine la musica che ascolto, la musica che mi piace fare è quella lì, quindi per forza è uscito un disco con queste sonorità. Devo ringraziare sicuramente produttori come I Am Safe, che mi hanno dato insomma il là per cercare di appunto confezionare un disco che potesse suonare anche internazionale. E la scelta di beat poi è stata casuale, ma neanche troppo, nel senso che magari altri produttori con cui avevo lavorato in precedenza si sono un po' adattati a quello che era il suono che stava prendendo il disco, quindi per questo suona omogeneo nonostante ci siano comunque dentro un po' di produttori. Quindi fondamentalmente c'era la visione, poi tutti insomma hanno iniziato a lavorare a quella visione, no? In maniera molto chiara. Sì. Però fatto sta che, a proposito di beat, stasera c'è un pianoforte a coda qui nello studio dell'auditorium, e quindi dopo lo usiamo. Esatto, lo usiamo. Quindi ti facciamo il classico strip down. Lo strip tease lo lasciamo
stare, diciamo. Facciamo invece le classiche versioni strip down, veramente pianoforte e voce. Facciamone un'altra allora, sempre d'Alaska. Dai, va bene. Che cosa ci suonate adesso? Facciamo la nostra hit, Taxi. Taxi! Questa è assolutamente questa avvertiamo contiene la punchline più assoluta del disco. Sarebbe? No, lo diciamo dopo aver ascoltato. Taxi live qui a Babylon su Radio 2. Entro in questo locale e questa tipa mi fa: voglio fottere te, Drake. Ma come? Me, Drake? Sì. Voglio fottere te, Drake, ma come? Qua ci sono solo io. Ah. Se mi vedi in faccia sembra che io faccia le gare. Sono sconvolto come col sole alle 8 di sera con l'ora legale. Prendo il cappotto che spero di un temporale. Tanto la birra la bevi anche in un locale. Non mi rompere i coglioni, non vedi che sto parlando. Con i miei amici sparpagliati sopra il banco, senza bicchieri attaccati alla spillatrice dell'annastro. Azzurri come quando vince il calcio. Pareri, palesi, parliamo in paresi. Foggiani, malesi, Milano, scortesi. Parli di mente, allora siamo gli atleti che fanno il salto in alto più lungo dei tuoi pensieri. Non c'è moda che tenga, il rap qui non c'entra. Sappiamo stare in piedi anche se ci mancano i pezzi come Jenga. Guarda che un'ora che c'hai gli occhi su quella. No, guarda che quella da un'ora gli occhi su me. Bella gente, bella festa, bella musica. Taxi, chiamiamo un taxi, chiamiamo un taxi che ci porti via, che ci porti via. Taxi, volevo un taxi, volevo un taxi per portarci via in questo locale solo taxi. Taxi, taxi che ci porti via, che ci porti via. Taxi, taxi, taxi. Yeah, gli occhi crepati come porcellana, fuori contesto e spesso fuori trama. Tipo d'estate al sole con il pile di lana, tipo la testa che gira come la marijuana, come i tornelli in metropolitana. Passala, dai, passala, e scommettiamo che svolti un poco di passera. C'è casino in giro e se c'è casino dovrei farcela. Guance bordeaux tipo hooligans dell'Arsenal. Barberi, brandelli, zainetti e cappelli. Long Island, ciao Berli, Stone Island, ciao belli. In faccia siamo tipo zombie come i cranberries. Ci vedi e gridi alleluia, Halle Berry. Freschissimi come il pesce in Puglia, coi loghi enormi sulla maglia come una pattuglia. Ogni parola ti suona come un'ingiuria. Dobbiamo andare in fretta e furia. Vediamo se c'è un... Chiamiamo un taxi, chiamiamo un taxi che ci porti via, che ci porti via. Taxi, volevo un taxi, volevo un taxi per portarci via in questo locale solo taxi. Taxi, taxi che ci porti via, che ci porti via. Taxi, taxi, taxi. Taxi. Chiusa così, Mecna. Col macete. Benissimo, benissimo. Ma senti, allora, rientriamo subito in argomento. Parliamo di questo locale pieno di taxi. Dunque, questa storia di Drake, della tipa, insomma, che voleva conoscere, voleva andare in taxi con te, Drake. Quindi, fondamentalmente, è vera oppure no? Vogliamo subito il gossip. Ma diciamo che...
è vera e non è vera. Lasciamo questo velo di mistero. Lasciamo questo velo di mistero. Comunque, dicevo, la punchline è proprio quella lì, no? Il ritornello. Okay, taxi! Sì. Chiamiamo un taxi perché... Locale pieno di taxi. Esatto. Locale pieno di taxi. Fondamentalmente, locale, dunque, c'è un riferimento alla Puglia, il pesce fresco della Puglia, ma c'è anche un riferimento alla città in cui adesso vivi, in cui magari hai scritto gran parte di questo disco, no? Alla fine si parla di Milano molto. Sì, 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 beh... È un rapporto strano quello con Milano. Questo pezzo parla di quel periodo in cui ce ne andavamo girando per feste, dove comunque è figo andare, però io poi ogni volta che mi ci trovo ho sempre questa voglia di andarmene. Ma tipo quella, senti, ma tipo quella canzone tipo alterna anni 90, complimenti per la festa, una festa del cazzo. Esatto. Tra l'altro dei conterranei, credo, del buon Andrea, i Cunesi, Marlene Kunz, tra l'altro. Ah, ok. Comunque, ma è un po' quel concetto lì, oppure sei, perché tu sei più, come dire, resistenzialmente poco portato a un intrattenimento un po' stupido, becero? Allora, diciamo che io, non lo so, mi sono un po'... Così, ho cercato di scavare dentro. Io sono giunto a questa conclusione che... A me piace andare nei posti dove stanno tutti, eccetera, e lo faccio. Poi però quando arrivo lì sono in paranoia e me ne voglio andare. Però comunque non potrei non andare, perché ho comunque bisogno di sentirmi, non lo so, di sentirmi a disagio. Cioè, è una cosa un po' fondamentale, ho capito però il però concetto, sì, è insomma, così. È quel, ma è un po', non è quel alone with everybody, cioè quella necessità di essere un po' soli però in mezzo a tutti, perché è comunque stare con la gente probabilmente cercando la chiave, però ti piace. Cioè. Sì, sì, alla fine sì, però ecco, diciamo che se dovessi dirlo, io sono più un tipo che sta in casa con gli amici e si fa una pasta, capito, o si fa una birra sotto a casa, però ovviamente anche grazie a Milano... ci sono mille eventi e anche robe fighe comunque. E quindi io dico, cavolo, forse dovrei andare, magari è figo. Poi il più delle volte, non sempre ovviamente, mi trovo che, insomma... Ma com'è essere un rapper sentimentale, anche un po', diciamo così, perdona la battuta, un po' emo come sei tu adesso? In un mondo invece, quello del rap, dove fondamentalmente invece c'è un approccio molto più macista, no? Cioè il contrario di quello che dici tu, cioè alle feste si va per spaccare il locale, capito? Come dicevano i Dogo. Fondamentalmente, com'è in questo ambiente qua essere un po', a trovare la tua via, la terza via, come ci stai dicendo? Guarda, allora, a parte che io nei locali comunque li spacco quando siamo in giro a fare feste, cioè quando è il giorno giusto siamo ben divertiti. Però è come è sempre stato, cioè io credo che continuando a fare questo tipo di, cioè continuando ad avere questo tipo di approccio, comunque dopo un po' la gente lo capisce e lo rispetta. Infatti io comunque ho ricevuto un po' di complimenti anche da colleghi che non avresti mai detto, capito? Quindi, ma è giusto, nel senso, è come in America, ognuno fa le sue cose. Le sue cose, lo dico anche perché nel primo singolo, quello che hai deciso di usare come, diciamo, antipasto del disco, Non dovrei essere qui, tu affronti questo tema qui, no? Sì, 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 sì. Il pezzo che andiamo a fare, tra l'altro, tra pochissimo. Cioè, è un po', come dire, una riflessione sul tuo modo di fare rap all'interno di qualcosa che è più allargato, che è il rap in Italia. Sì, alla fine Non dovrei essere qui è il mio pezzo spaccone, però in realtà a livello di sonorità non lo è, cioè quasi soul. Però, insomma, è il mio modo di dire io ci sono e sono forte. Sei uno spaccone gentile, però, caro Sì, Mac. Molto gentile. Sei uno spaccone con il pianoforte a coda dietro, che esatto. Ci piace un sacco. Il nostro Alessandro Cianci al pianoforte. Sentiamola live qui a Babino, Non dovrei essere qui, Mecna, qui su Radio 2. Starei per sempre qui in manette, tra draghi e feste. Io vi attraverserò, lascerei tutto com'è, quello che ho fatto, perché io non vorrei essere qui, non dovrei essere, non vorrei essere qui, non dovrei,
Dicono Mac, da quanto spacchi, cazzo sei il futuro. Io non ascolto la tua roba, ma la tipa che mi fotto ti darebbe il... Riusciamo a farci una foto che gliela mando su WhatsApp. Sei un mito, ma te lo giuro. Dicono Mecna se la tira, lo leggi il suo Twitter. Ma quanto si nervosisce. Dicono che quasi ogni pezzo di rap italiano spacca. E il problema è quando finisce. Dicono mister, dicono fra, dicono frate. Mi salutano di brutto le serate. Come se avessimo mai mangiato insieme o fatto pace. Quei pezzi contro chi li fate? Yeah, a disagio come molti altri rapper. Al mio disagio è stare con gli altri rapper. A cercare di dire una cosa figa che dicono i rap. Non vorrei essere qui, non dovrei essere. Non vorrei essere qui, non dovrei. Non dovrei. Io ti attraverserò. Dicono Mecna sei un venduto, che cos'è sto spot? Ma non odiavi l'estate, che voce c'hai? Non credo quello sei pop, vedi? Non vali molto, impara dai tuoi colleghi. Hanno più fan di te, sai come suonano nei locali pieni. Dicono Corrado, dovresti farmi il logo che sei bravo. Però non ho soldi, vabbè lo sai, ci conosciamo. A parte che tu ci metti un secondo ormai che ci hai preso la mano. Non ci hai preso, dicono e non ci prenderai per quanto hai frainteso. Che cazzo di problemi c'hai? Dicono adesso che hai venduto 4 dischi, non so se saluterai. E io se rido eppure assai, dicono che è lagna. Sempre le stesse le cose di cui parla. Se non è rap non ci riguarda. Chiedono pensi di buttarti nella mischia prima o poi. O resti a fare la guardia all'avanguardia. Non dovrei essere, non vorrei essere qui, non dovrei. Non dovrei, qui manette, tra draghi e feste, io vi attraverserò. Io non vorrei essere qui, non dovrei essere. Non dovrei, qui manette, tra draghi e feste, io vi attraverserò. Lascerei tutto come quello che ho fatto, perché io non dovrei essere qui, non dovrei essere. Non vorrei essere qui, non dovrei. Non dovrei essere qui, che pezzo. In questa versione è ancora più intenso perché col pianoforte, così col beat che entra, mi piace molto. Senti, puoi rispondere alle domande che ti faccio con l'autotune? Vogliamo provare? Vai. Allora, caro Mecca, come va? Tutto bene? Tutto bene. Che mi gasa tantissimo questa cosa. Senti, non dovrei essere qui. Ci sono molti, molti contenuti interessanti in questa canzone. Innanzitutto c'è una riflessione appunto sul tuo essere rapper, no? Perché oggi lo sei, hai mollato il lavoro da grafico full time per fare questo disco e per lavorarlo nella migliore delle maniere. Sì, sì, sì. Quindi sì. Questo comunque è un anche mentalmente per te penso che sia un passaggio chiave. Insomma, no? Di dire ok, adesso lo facciamo, questo è l'all-in. Certo, ti dico, io sono, cioè lo continuo a dire, però io di questo disco sono veramente contento. E quindi una volta che l'avevo praticamente finito e stava per uscire, poi c'era questa cosa della distribuzione Universal, eccetera. Ho detto, vabbè, mi prendo un po' di tempo per dedicarmi alla musica, perché è anche arrivato il momento. Io ho sempre fatto comunque tutto quanto insieme. Grafica, lavoravo musica. Comunque tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, uscivo alle 7, mi mettevo a fare musica piuttosto che partivo per andare a fare i concerti, eccetera. Mentre il pomeriggio stavi in studio. Esatto, sì. E quindi ho detto, se non è adesso il momento, quando lo deve essere? Mi ci voglio dedicare veramente
ed essere più rilassato per fare le cose al meglio per quanto riguarda la musica, perché tanto poi la grafica, insomma, è un lavoro così bello che ti permette di farlo benissimo anche da casa. Poi ormai sei bravo, ci metti un secondo. Esatto, vuoi un logo? Ci sarebbe. Senti, invece a proposito dell'inizio della seconda strofa, no? Dicono sei un venduto per quel famoso spot che hai fatto l'estate scorsa. Innanzitutto, diciamo, Mecna odia l'estate. Esatto. Questo è un concetto che ormai è diventato una sorta di profilo quasi scritto, cioè su tutti i profili. Cioè, io avevo odiatore professionista d'estate. Avevo anche un pezzo vecchio che avevo fatto un po' di tempo fa con un produttore di Foggia, K9, che si chiama Odio l'estate. Molto figo. Concetto chiaro. Sì, cioè ero già così ai tempi. Eri già così da sempre, sei sì. Così. E fondamentalmente, e poi c'è stato questo spot che secondo me è stata un'esperienza interessante, anche perché hai scardinato delle cose. Tu che hai sempre lavorato a metà fra musica, grafica, anche pubblicità, fai una cosa del genere da protagonista con voiceover, però questa roba ti ha messo un po' in crisi con il rapporto con i fan. Perché hai sentito la necessità di parlarne in un pezzo? Ho sentito la necessità semplicemente perché nel momento in cui è uscito io non ho mai detto nulla a riguardo, con tutto che Twitter, Facebook erano invasi di commenti positivi e negativi, soprattutto negativi, ma comunque anche soprattutto di gente che non mi conosceva, e quindi mi sono sentito, insomma, in dovere di dire una cosa, perché comunque, nel senso, i fan ultimamente stanno sempre troppo addosso agli artisti, e alla fine secondo me è giusto lasciare la libertà che uno vuole prendersi per fare determinate cose, come i normali cambi di stile, così anche queste esperienze mi sembra che comunque, insomma, possano convivere le due cose. Assolutamente. Poi invece su YouTube è comparso un altro video, il video di Favole, che è l'ultimo singolo del disco Lasca, no? Video molto pulito, anche molto, no, legato alla tua immagine, che è sempre molto grafica, cioè calda, quindi non algida, diciamo così, ma comunque grafica, no? Curata. Sì, guarda, per il video di Favole ho lavorato con il ragazzo che poi ha scattato le foto del disco Lasca, insomma, della copertina e tutte le varie foto interne, che è Pietro Cocco, che è un ragazzo italiano che però lavora tra New York e Milano e fa, insomma, è un fotografo, e non so perché avevo visto dei suoi video e erano dei fashion video, e mi ero detto, però secondo me lui con quest'occhio da fotografo potrebbe fare un bel video. Infatti poi ci siamo confrontati e è uscito quello che è uscito, che secondo me è una bomba. Se non l'avete visto, immaginatevelo adesso, perché la facciamo dal vivo, no? Sì, in una versione molto diversa. Ecco, sentitela in questa versione col pianoforte, appunto, stripped down. Mecna, Favole, live qui a Babylon su Radio 2. Come fai a non risalire dalla corrente che ti ha spinto così in basso? Non so come liberarmi di te, yeah. Come mai non mi cerchi più ora che hai smesso di forzare ogni sorriso? Non so come sbarazzarmi di te. Noi non abbiamo niente più da dividere, più è complicato e meno sembra difficile, quasi quanto fermare il tempo, tempo, a ogni stronzata che fai. Sembra un po' assurdo, ma più provo a rifletterci, più mi prendo male, prendo male. Non so se andarci incontro o nascondermi per il gran finale. Yeah, tu non raccontarmi le tue favole, che non ci credo più. Tu non raccontarmi le tue, non raccontarmi le tue, non raccontarmi le tue favole. Yeah. Perdo tempo a tenermi strette le persone che quasi gioiscono, che quasi quasi quando scompari nessuno ti ha visto.
nessuno ci ha fatto caso. Può essere andato in Egitto, per me non ci vuole una svolta, ma un imprevisto è sleale. Ogni insulto qui è mentale. Se rimani coi piedi per terra sei un fallito, se diventi un mito sei un infame. Io ho costruito, yeah, disfatto, inasprito. Se fossi rimasto giù sarei stato lo stesso un figo. Tutti vogliono i soldi di qualcuno senza sforzi per farli, senza l'ombra di un posto sicuro. Sempre all'oscuro nell'ombra degli altri. Non raccontarmi di come ce l'hai fatta, perché qua stiamo noi e basta, noi e basta. Noi non abbiamo niente più da dividere. Più è complicato e meno sembra difficile. Quasi quanto fermare il tempo, tempo. A ogni stronzata che fai sembra un po' assurdo, ma più provo a rifletterci più mi prendo male. Prendo male. Non so se andarci incontro o nascondermi per il gran finale. Yeah. Tu non raccontarmi le tue favole, che non ci credo più. Mecna, favole, live qui a Babylon su Radio 2. Grazie mille, Mecna. Grazie mille a voi. Bella questa versione al piano, no? Bella, vero? Bella, sì. Bella. È una piccola chicca che ti ringraziamo di averci regalato. Io volevo ringraziare Alessandro Cianci e IM Safe per essere qui. Sono contento, stiamo facendo delle belle cose. Infatti, adesso però dovete salire su un palco al buio. Sì, infatti. Non al buio, scappiamo. Nel senso, non è che... Cioè, si chiama il buio il locale. Ma giusto? Spero sia al buio, perché a me le luci sul palco... Ma quante ne hai, oh, è l'estate, le luci. È tutto correlato a quello. È tutto correlato. Domani a Perugia, insomma, in bocca al lupo per il tour che prosegue per l'Asca. Crepi, il tuo disco fuori adesso. Grazie mille. Alla prossima, caro Mecna, e a tutti i Mecna Boys là dietro. Noi ci lasciamo soltanto qualche minuto per l'Onda Verde, poi torniamo qui su Radio 2 con Babylon. Ciao.